It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. Avendo operato anche all'estero, quali principali differenze di mentalità ha individuato sia da parte delle istituzioni che da parte delle persone? Allora, guarda, in realtà la mia esperienza all'estero è stata limitata a 8 mesi, quindi con un progetto speciale che era una borsa di lavoro. E in realtà ho lavorato in un'istituzione, diciamo, artistica e non ho riscontrato grandissime differenze rispetto a quella italiana. Rispetto forse all'Italia, quando ero in Francia mi rendo conto che c'era più entusiasmo forse nel fare le cose, ci credevano generalmente un po' di più, cioè un'idea è comunque interessante da perseguire, si parte, si fa e poi si valutano i risultati ovviamente. Avendo vinto molti premi, cosa pensa che l'abbia contraddistinto dagli altri? Guarda, i premi in realtà sono delle medaglie che ricevi a seconda del tipo di percorso che fai. Le caratteristiche, diciamo, che sono specifiche del mio lavoro, noi siamo piuttosto curiosi, dico noi perché poi dietro un artista in realtà hai sempre un'equipe, è il fatto di essere molto curiosi, di utilizzare il teatro come strumento, quindi le differenti tecniche noi le cambiamo di fatto di spettacolo in spettacolo a seconda di quella che riteniamo più adatta per quel tipo di spettacolo, e senz'altro una certa determinazione, cioè in periodi comunque difficili ci abbiamo sempre creduto e abbiamo continuato a lavorare. Abbiamo anche la volontà, io credo, di collaborare con persone che non hanno a che fare direttamente con il teatro, come è stato proprio per Starlight, quindi astrofisici, scienziati, ma anche abbiamo lavorato con epidemiologi, pubblicitari ed altri, perché crediamo nella condivisione di diverse conoscenze. Da cosa deriva l'idea dei fatidici 7 mm? È stata una discussione, perché sai, quando ci sono gli spettacoli, quando cominci a lavorare, molte delle idee emergono mentre sei seduto a tavola, magari stai bevendo un caffè assieme a delle persone, e Simone Zaggia dell'INAF di Padova mi stava parlando di questi 7 mm, raccontandomi che una volta erano considerati, era considerata la misura aurea in qualche modo dell'osservazione. Da lì mi piaceva questa idea di mettere 7 mm, cioè che tutto passasse attraverso 7 mm, anche una cosa sterminata come l'universo, in realtà passa comunque nell'osservazione attraverso i tuoi occhi, quindi qualcosa di assolutamente piccolo. E questo mi piaceva perché mette in relazione qualcosa di umano, di finito, con qualcosa potenzialmente di infinito. Va bene, grazie mille. Ciao. Is there life on Mars?